Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò tutta la mia collezione di Pandora originali e fake di AliExpress, ma c'è anche un piccolo ciondolo della Soufil. Allora, per prima cosa voglio mostrarvi i ciondoli originali Pandora e anche i bracciali, perché ne ho due, tutti e due originali. Però prima vi voglio dire che troverete sul mio canale adesso spesso, diciamo, anche altri tipi di video, non solo creativi, ma anche di questo genere, sia su gioielli che magari anche su dei vestiti, poi in futuro vedremo. Comunque, adesso bando alle ciance e cominciamo a vedere i gioielli. Qui dietro, come vedete, vi faccio Questo è il mio beauty case, dove tengo tutti i miei gioielli che poi man mano vedremo. Allora, per primo vi faccio vedere questo. Ok, questi sono i miei due bracciali Pandora. Questo è quello morbido, vedete, è Pandora. E ho questi due ciondoli che sono questo con scritto I love you. È scritto qui, non si leggerà mai, no, invece si vede. I love you con il catenaccio e la chiave. Aspettate che lo giro, che forse è al contrario. Ecco, I love you, vedete? Questo me l'ha regalato Orazio, sia il bracciale con i due fermini e questo ciondolo per il mio 30° compleanno. Non si può sentire 30° compleanno. Questa invece me l'ha regalato sempre per i miei 30 anni la mia migliore amica, infatti c'è scritto Best Friends ed è bellissimo, mi piace un sacco, con questo brillantino argentato, molto carino veramente. Questo è il bracciale normale, questo invece è un'edizione limitata che c'era tipo a dicembre e ho preso questo ciondolo qui con la A di Annalisa, del mio nome. Questo è il bracciale, quello rigido invece, ed è molto carino. Entrambi sono originali Pandora. Qui c'è scritto, infatti, aspettate che non lo leggo, Shine Bright. Questo era di un'edizione limitata. E questi sono i due braccialetti della Pandora. Questo lo usiamo, ok. Qui invece lo sposto. Qui invece ho tutti i ciondoli fake che ho preso su AliExpress. Giù in info box magari vi posso mettere i link di qualcuno, quelli più recenti che ho preso. Allora, per primo voglio farvi vedere questo che l'ho preso di recente, infatti, ed è il fermino, quello per non far perdere il bracciale. In poche parole, anche se si apre non si perde. Ed è così, con questo cuoricino a catenaccio e questa chiave qui. Ed ecco, tutto tempestato di brillantini blu, non so se si vede bene, sì, si vede. Ed è veramente carinissimo, guardate che carina la chiave, aspettate che lo giro. Ecco, la chiave è troppo carina, mi piace un sacco questo ciondolo. Ne valsa veramente la pena perché questi costano veramente pochissimo. Ok, questo è uno. Poi ho preso anche questo qui del come si chiama? Il Re Leone, c'è Mufasa con Simba quando c'è la famosissima scena in cui dice Mufasa un giorno tutto quello che vedi sarà tuo. Ed è veramente carinissimo, ve lo faccio vedere separato, magari si vede meglio, ecco. Questo piccolo è Simba, questo grande è Mufasa. Cioè, anche se sono di AliExpress, sono veramente fatti bene, do dobbiamo essere sinceri. Ovviamente ce ne sono alcuni che fanno schifo, ma tralasciamo. Questo qui invece è un coniglietto, come sapete io amo i coniglietti, ed è fatto veramente benissimo. Questo mi è arrivato all'interno di una piccola scatolina di plastica pure, ed è veramente carino. Veramente bello, guardate che carino. È fatto molto molto bene. Poi andiamo avanti, abbiamo questa piccola Minnie, che è molto bella, è fatta bene. Mi sono pentita di non aver preso pure Mickey Mouse, sinceramente. Però poi credo che lo prenderò in futuro. Poi questo che è uno dei miei preferiti, guardate quanto è bello, è fatto bene. È perfetto questo, è un acchiappasogni. Guardate che bello.
insieme a questa acchiappasogni doveva arrivarmi il ciondolino anche con Olaf. Invece mi hanno mandato solo questo. Guardate che bello, è proprio fatto bene. Cioè, questo ne vale proprio la pena ed è costato proprio pochissimo. Poi abbiamo questo. Questo non è che mi piaccia molto, sinceramente, è fatto un pochino maluccio. Considerate che io ho regalato l'originale di questo alla mia migliore amica per il suo compleanno a dicembre e sinceramente non è per niente uguale, però dai, non fa proprio schifo. E questa crocetta semplicissimo dovrebbe essere un ciondolo per collana, perché lei ce l'ha a collana. Io l'ho preso magari per metterlo nel bracciale. Poi abbiamo questo, sempre del, come si chiama? Del Re Leone, così non si capisce niente. Spero che lo vediate bene, forse così si vede meglio, ve lo sposto così lo capite. Qui c'è la giungla, diciamo, e qui ci sono Simba, Timon e Pumba. È fatto bene, ma non... ecco, così si vede bene. Simba, Timon e Pumba, quando sono insieme che cantano Hakuna Matata. È bellissima sta scena. E qui c'è un brillantino verde. Poi abbiamo questo, anzi questi ve li faccio vedere insieme. Questo è uguale all'altro. Un attimo, dove l'ha? Ecco. Questi sono Buzz Lightyear e Woody di Toy Story. Guardate come sono fatti bene. E qui Buzz ha scritto, non so se si leggerà, To Infinity and Beyond, verso l'infinito ed oltre. Guardate che è fatto bene, anche il retro. Questo è lui, ve lo faccio vedere bene in faccia. È fatto benissimo. Adesso lo posiamo e vediamo Woody. Questo invece è Woody, ve lo faccio vedere da vicino. Guardate com'è carino. Fatto proprio bene anche questo, anche il retro, vedete? E qui c'è scritto You have a friend in me, una cosa del genere. Tu hai un amico in me. Bellissimo, è fatto veramente bene. C'era anche la femmina, che non mi ricordo come si chiama assolutamente. Mi sono pentita di non averla presa, ma lo prenderò insieme a Mickey Mouse magari. Poi c'è questo con il cagnolino, il che è adorabile. Vedete che bello. Anche questo è fatto molto bene. Mi piace un sacco come è fatto. Ed è molto molto carino questo cagnolino. Bello perché io ho dei cani e mi piacciono. Poi abbiamo questo, un altro coniglietto. Io praticamente tutti i conigli che trovo li prendo. Questo piccolo coniglietto, troppo carino. Questo è piccino piccino però. Però ne è valsa la pena. Visto così sembra un cane magari. Ed è fatto tutto bello così. Guardate che carino il codino che c'ho. Comunque, andiamo avanti. Poi abbiamo la lampada di Aladdin. Guardate che carina. Troppo troppo carina. L'unico difettino che c'ha è qui. Guardate, ci manca un pezzettino qui di queste cosine, o forse è fatto apposta, non lo so. Comunque, guardate, è fatta veramente bene. Mi piace un sacco. Poi andiamo avanti, me li metto più qui. Andiamo avanti e c'è questo qui che me l'hanno mandato come omaggino. Anche questo qui, l'altra Minnie me l'hanno mandata come omaggino quando ho fatto un ordine di alcuni. Questa infatti la regalerò alla mia amica Ali. Questa qui è una tartarughina, mi piace anche, cioè non l'avrei mai presa sinceramente, però sono felice che me l'hanno mandata perché come sapete anch'io avevo delle tartarughine e mi piace un sacco. Poi c'ho questo che è la zampetta del cane e io amo i cani, come sapete, ed è fatto benissimo. Guardate che bello. Poi andiamo avanti, ci sono qui i più recenti, quasi. Non tutti, questo qui è Simba, non so se si vede bene, ecco, non so. Sì, si vede un po' maluccio per via della luce. Ecco, così si vede Simba, fatto
fatto tutto così, tutto è pieno di particolari, ecco, magari così si vede meglio. Del Re Leone, ed è fatto benissimo pure questo. Sono veramente tutti fatti bene. Poi abbiamo questo, ed è a forma di apetta. Questo è uno dei recenti che mi è arrivato. Guardate quanto è bello. Alcuni non sono fake di Pandora. Dicevo, ci sono degli charm che sono anche i fake di Soufil e anche di Gnoche. Gnoche si scrive, non so come si legge. Gnoche dovrebbe essere. Comunque, questo tipo è di Gnoche, è veramente bellissimo. Ops, mi è caduto. Mi piace un sacco. Ed è questa piccola apetta fatta così, carinissima. E poi questa è fatta veramente benissimo, mi piace da impazzire. Poi abbiamo questo che è di Aladdin. Aspettate, ci sono Aladdin e Jasmine sul tappeto volante, la luna e Agrabah che si vede da sotto. E qui c'è scritta una frase che non si legge per niente bene. Non la posso leggere perché non la capisco nemmeno io cosa c'è scritto. Comunque è fatto veramente bene, vedete qui è tutto pieno di dettagli, anche sotto. Ed è fatto così, cioè alla fine è carino, niente di che. Poi abbiamo questo che è un cuoricino zebrato, semplicissimo, a me piacciono le cose zebrate, leopardate, e ho preso questo zebrato, se lo trovo leopardato lo prenderò pure. Poi abbiamo questi due che sono gli ultimi, diciamo, che sono arrivati, ed è questa farfallina così che si divide in due, vedete? E dietro c'è scritto, non lo leggo, just, non si legge, no, non ce la faccio a leggerlo, mi dispiace. Ed è fatta così, molto molto carina, vedete? È fatta benissimo alla fine. Poi c'è questo che è fatto così con questa stella marina e questa conchiglia, veramente carinissime. Ops, molto 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 carina, mi piace un sacco ed è fatto benissimo anche questo. Oh, si è bloccato un attimo. Ecco, vedete, questo è il vetro, fatto molto bene. Poi infine c'è questo che è un regalo, questo è il mio regalo di compleanno da parte della mia amica Ali Crafty, che la ringrazio tantissimo, non me lo sarei mai aspettato. E mi ha scritto anche due paroline da dire nel video mentre che lo aprivo. E mi ha scritto: ciao Fiorellina, ci conosciamo da molti anni ormai e ci sei sempre stata nei miei momenti peggiori. A volte litighiamo e ci prendiamo a parole, ma so che tu ci sarai sempre per me, come io per te. E adesso ho detto troppe cose carine, sì, perché noi non ci diciamo mai cose carine, dovete sapere. Ed è questo qui, mi ha fatto rimanere veramente scioccata, è bellissimo. Come vedete è un ciondolo personalizzato di Soufil. Non ve lo spoiler un attimo, ve lo faccio vedere meglio. Chi mi conosce da tanto sa chi è in foto. Allora, è fatto così. Da dietro ve lo faccio vedere con questo brillantino fucsia ed è fatto benissimo. E qui davanti c'è un altro brillantino fucsia. Qui c'è la sagoma di un coniglietto. E qui guardate chi c'è, Macchiolina! È fatto benissimo. Cioè io sono rimasta scioccata quando l'ho visto perché vi giuro, non me lo aspettavo assolutamente. Mi sono sfondate pure le lacrime, vi dico la verità. Guardate quanto è bello. E c'è il mio piccolo Macchiolina, che come sapete Macchiolina era una femminuccia, secondo i miei amici, invece poi si è rivelato un maschietto, ma l'ho continuato a chiamare lo stesso Macchiolina perché non aveva senso cambiargli il nome. E niente, questo è l'ultimo ciondolino che vi faccio vedere perché non ne ho più in questo periodo, ma sicuramente appena mi arriveranno altri, perché io ne ho ordinati altri, ovviamente, ve li farò vedere. In continuazione di questo video, cioè sarà un aggiornamento dei miei ciondoli, perché me ne arrivano sempre tanti perché mi piacciono. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto sotto nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!